amici, come potete vedere sto di nuovo entrando in Valle d'Aosta e come vi avevo anticipato ieri ho l'appuntamento con Lucio Bosonin che andrò a conoscere a breve e vediamo dove mi porta oggi. Ah, apro una parentesi, mentre sto guidando ho già più appuntamenti fissati per il 2023, il 5 di febbraio, come ho già detto ieri, anche poi mi pare l'11 ottobre, il 9 e il 10 ottobre Valtellina, quindi se vi fa piacere la mia documentazione video e la mia presenza con pioggia alle manifestazioni, non esitate a contattarmi, perché cioè, il primo che si fa avanti gli do il consenso. Adesso chiudo e pago. Ma qua che Lucio è arrivato! Lucio, qua ti do la bottiglia del mio vino. Abbiamo ancora da conoscerci, lo sai che io non bevo. Vabbè, ma in compagnia ciao, lo berrai bene il mio vino. Ok, mettiamo via e chiacchieriamo. Siamo qua in macchina con Lucio, ci siamo fermati un attimo, siamo... Ecco, ma dove mi porti? Da Lasie Italo, lì c'è la stalla col suo famoso tubo di scarico della merda. E mette il rimorchio qua sotto e butta giù la merda. Bisogna ingegnarsi in montagna. Bisogna ingegnarsi. E Italo è un ingegnere fatto senza laurea, ma è un ingegnere fatto, lui e la sua famiglia. Adesso arriviamo da lui. Sono che c'è anche curioso di andarlo a conoscere. Siamo nella neve. Clapasson Inferiore, comune di Fontenemor. E ha detto che ci aspetta già con il caffè fatto. Ok, allora. E sua suocera è una specialista del caffè con la cremina. Ah sì? Allora andiamo a conoscerlo. Questa qua, lui ha la stalla, è qua sotto, ma abita lassù. Ah, andiamo prima a casa quindi? Andiamo prima a casa, che ha detto che ci aspetta con il caffè. E loro, la sua suocera e la sua famiglia sono specialisti della cremina fatta in casa, ma è una cosa... Ok. Fa una cremina, praticamente fa venire sulla moca con il primo... Ah, quello più forte, mette lo zucchero. Mette con lo zucchero, va la crema, lo spatte. Ma è una cosa allucinevole, eh. Ale. Guardalo qua, siamo già al piazzale, ci accolgono per primi i cani. Guardalo qua, Italo, ciao. Italo ci aspetta sul balcone. Maniche corte, tu fai come me, sempre maniche corte nella neve, guarda qua che bel paesaggio. Io sono un goldo strano, non bevo, penso te. Guarda, guardiamo qua a fare la cremina con... La cremina di Fontenemor. Guarda che bella. Ah sì sì. Allora, sono sempre così. Visto che... Sono qua col video, faccio vedere un po' di rodon, di campanacci. Sì, tutti i premi, eh? Tutti i premi alle battaglie? Rassegne quelle. Rassegne. Le battaglie sono queste? Le battaglie sono di qua. Ah, qua ce n'è dappertutto. Sì. Ce n'è da tutte le parti, guarda. Guarda lì, Ah, quello guarda soldi, quello è Chamonix, quello guarda, quello. Gli altri, quelle lì, come soldi. Ah sì? Questo qua costa tutto. Poi le gambise. E quelle sì che sono belle fatte in legno, le ha fatte il nostro amico che è qua sotto. Sì. Bruno Vesco, è l'artista, eh? Sono belle, ora. Sono belle, belle. Adesso facciamo un po' di pazienza. Suo papà e sua mamma? Vediamo un po' qua cosa ci fa vedere. Ah, bello. Bello, eh? E gli ha fatto un bel regalo, eh? Sì, questo è il regalo per 25 anni di matrimonio. Ma che bravo marito. Il figlio che è la nuora. Futura nuora. Oh, che bello. È carino, eh?
Mamma mia, beh, mi ha fatto un bel regalo. Sì, sì, un bel regalo. E questa è proprio la stalla vecchia dei nonni. Sì, sì, sì. Penso di hanno partorito tutto adesso. Così l'avete sotto controllo? Così, quando partoriscono vanno poi giù nella stalla più grossa. Vanno poi giù nella suite dopo. Sì. Adesso andiamo a vederla. Suite tra parecchi. Guarda, guarda qua che stalla. Clappa Sol Ferruccio e Vacher Marie Clara, qua è qualità, eh? Sì, sì, guarda sì, che mammelle, tutte scelte, tutte papà, scelte. Papà, tu sei l'esperto, non ti sei ancora presentato, come poi ne parliamo dopo del tuo guarda lavoro. Guarda quante teste, che forme che hanno queste vacche, guarda che mammelle, guarda che mammelle. Guarda che mammelle, sì, sì. E qua anche l'etame tutto a mano. Sì. Qua tutto a mano. Il caricatore a braccia. Qua è palestra di stalla. Adesso vi facciamo vedere cosa vuol dire lavorare in montagna. Ecco, questo adesso è da sistemare o no, è così proprio. No, è lo scivolo del fieno. Lo metti dritto, di qua e va direttamente nella stalla, sopra il fieno. Lui, quando viene qua con il camion per scaricare giù il fieno direttamente nella stalla, viene qua indietro col camion e butta giù. Il trasportatore, del latte, dobbiamo scendere giù qua noi, ok? Guarda lì che... Un montacarichi per i bidoni del latte. Lì è il trasportatore che vi abbiamo fatto vedere all'inizio, che porta il lettame nel tubo e va a finire sul rimorchio. Hai visto lì il sistema che porta là il lettame, che arriva al tubo che abbiamo visto che prima direttamente sulla stalla. Ecco, e qua vi faccio vedere il montacarico del latte di qua. Il montacarico che porta sui bidoni. Senti un po' cosa dice Adriana, come bisognerebbe fare per risolvere il problema. Ecco, cosa bisogna Così. Invece a loro piace mungere e loro sono stati obbligati a mettere il montacarichi. Diciamo a me, non a loro, a me piace mungere. Vale. Ci mettiamo i calzari. Guardale qua. Guarda che stalla qua. Guarda che stalla. Guarda che mammella che c'è. Quella lì è la madre del Orage, la madre del toro che va al mare. Questa? Sì, Orage. Guarda che colore, guarda che mammella, guarda che struttura di vacca. Guarda la testa. Guarda che forma. Devi dire che... Poi chiedi alla padrona se è contenta di questa mucca qua. Ah, che bella. E loro l'hanno comprata da Mandra? Da Marietti. Da Marietti Luigi. Un'altra stalla di qualità. Ma raccontami un po' la storia del toro che va al mare, il valdostano che va al mare. Il valdostano che va al mare va da Antonio. Perché mi hai accennato qualcosa per telefono. Sì, ma io pensavo di portare te al mare. No, io non vado al mare, lascio tornare giù Antonio con il toro. Io ci sono già stato giù da loro, perché volevo accertarmi di come tenevano gli animali, perché non volevo mandarlo al mare, appunto le valdostane al mare. E allora merita che va giù, visto la qualità merita che va giù. Sì, sì. Visto la qualità merita che va giù. Proprio un bel animale. Le mande quali sono? Le mande, Adriana? Da qui in giù sono tutte mande. Sì. Allora questi tre sono le nostre. Uno, due, tre. E quelli lì mischia le farine, però non, l'origine è molto. Questa qui è di finita. Questa è di? È 10 litri a pasto questa. Dai, facciamola alzare, va, che almeno vediamo le mammelle. Dai. Ma tu, il tuo lavoro cosa sarebbe? In cosa consiste? Io faccio l'esperto di razza della Valdostana per la Naborava, vado via a punteggiare le manze e alle rassegne. E poi ho l'azienda agricola a casa e tutti gli anni compro dei vitelli da poi fare riproduttore. E l'anno scorso ho comprato
quello... vitello da loro che quest'anno ha la fortuna di andare al mare a farsi le ferie al mare. Il riproduttore al mare. E queste, queste qua sono da vedere, le mande che hanno queste qua. Una più bella dell'altra, mammelle, tutte belle cariche. Belle cariche. Questa è una stalla che merita, eh. Questa è una stalla veramente che merita. Sì, e sì. Poi ogni tanto anche due nere non guastano. È la gioia di Adriana che le adora. Però bisogna, come si dice, bisogna sempre unire l'utile al dilettevole. E i figli bisogna assecondarli un po' nelle passioni. Quando il morale va un po' giù, portano una mucca alla battaglia, la qualificano alla regionale e così sono contenti e vengono a mungere più felici. Così li mette qua a mungere tutte queste qua. Un po' come la carota. Passo. Per l'asino. Passo anche dal davanti. Questa qua ha messo 16 kg a parte. Quanto? 16 kg a parte. Guarda che mammella. Ce n'è poche, però ha detto la signora che di tutta questa stalla qua con 7 mante a 10 kg di media senza a pasto, senza le nere, qua precisato, perché le nere, se no abbassa la media, se no le nere abbassano, ma ce n'è poche, quindi non rovinano così tanto la media, già che la nera, guarda lì in fondo, quelle mammelle lì non possono produrre come le altre, ovvio, via. Passo sul davanti, faccio vedere. Passa sul davanti così vedi anche le teste. Le testoline. Ciao Musetto. Ciao Musetto. Tutte perfette, corna, non corna. Merita veramente la pena. Ah, qua abbiamo anche cocorite al caldo nella stalla. Non mi conoscono. Ai conigli. Belle belle tutte, complimenti. Adesso andiamo a vedere i vitelli. Nel parco vitelli. Guarda lì la... Guarda lì qua. La stalletta dei vitelli. Questa è una stalla... Stalle antiche, con la volta a botte. Se non volete mettere un bulo, no, è il bulo su, però lo tutte. È la più da macetta, se no le viene. Poi è carino.
E devo lo van, ha un prezzo buono. Oh, oh, oh. Oh, è volovan. Vostro, ma non ha. Ne devo lo van in dire. Ha un prezzo qualche fiorette là, però penso, ma se no sarà come qua ne hai in vendita, se qualcuno c'è, no, niente, no. Tutto allevamento, niente, no, perché... loro la vendita è quasi una... Adesso le tre femmine lì le teniamo. Le femmine teniamo, non le vendono perché sono femmine, i maschi non li vendono perché sono maschi, le nere non le vendono perché hanno da combattere, le vogliono levare, i tori neri non li vendono perché c'è la qualità, praticamente è dura chiedergli. L'anno scorso quando mi ha detto che aveva il vitello di Orage che lo voleva vendere, non me lo sono fatto dire due volte perché se subito via c'era il rischio che ci ripensava. Allora ho detto no, lo prendo, mi ha detto vuoi venire solo a vederlo, mi fido, lo prendo, non lo voglio vedere, lo prendo. Veramente belli. Quella lì è un po' malata, non so se la tira o no. C'è una famiglia terribile questa vitellina, eh? Andiamo! Ah, oh, sono belle, particolari! Togliere i gradini per passare con una carriola! Per passare con una carriola, non per passare con un certo. Lo so! Qua c'è un'altra stalla con altre mucche e un'altra categoria di animali. Un'altra passione. In che senso altra categoria? Vieni a vedere. Fammi vedere. Vada un po'. Ah! Fai attenzione alla testa, Sì, sì, sì. Guarda che belle. Sì, sì. Ma queste anche sono da combattimento? Adriana. E lì deve spiegare la padrona, eh? No, io non sono la padrona di queste cose. No? Vabbè, ma la famiglia... Adesso queste partoriscono tutte a gennaio. Allora, adesso usciamo. Questo è il mezzo per spostarsi e qua portare. Il mezzo locale, il Libea Vario, monomarcia. Qua c'è ancora un'altra stalla. Ancora un'altra! Non è loro questa, ma è un'altra sala. Qua è il labirinto, guarda comunque che bella casa. Sì, sì, l'ho ripresa bene da sotto. Vieni. Lo scivolo che abbiamo visto all'inizio per il fieno. E poi sono fieno sfuso o altro, invece ho visto dentro il fienile i balloni. Andiamo a vedere. Ecco, una volta che i balloni sono qua, li sposta con questo, tipo muletto. Eccolo qua. Se qualcuno vuole un cagnetto, questo è in regalo. Giusto, è questo, sì. Lo che diceva prima? Sì, ha detto che paga anche per prendere. Paga anche, se qualcuno lo vuole. Paga anche, ha detto Italo. Bella. E ce ne sono due. E qua ci sono i buchi per mettere sul pieno. Che bella pagnetta. A lei è di una dolcezza, bravezza, ma di suono. Ecco, e di qua lo butta qua, giù. Srotola il fieno e lo mette giù in stalla. Sopra alle vacche che abbiamo visto prima. Eccole lì. Che è un buco di qua
e un buco di là. E dall'altra parte. E così sistema giù il fieno. Ebi, questa è la vita che tutti dicono, ma che bello, che bello. Ma non due giorni stanno qua quelli che dicono che bello. No, non uno. Non uno. Finito il mattino, se riescono a finire il mattino se ne vanno. La fortuna è che è pieno di cinghiale, caprioli, quindi uomo. Perché quella non può essere cosa facile. Il cucciolotto. Dai, vente me, che tipo piccolo per indire. Dai, vieni, bravo. Allora ragazzi, qua salutiamo Adriana, complimenti per la vostra vita in montagna. Come dicevo con lui, tutti dicono bello, bello vivere in montagna, ma qua non stanno un giorno. Dai. Bon, allora, adesso ci spostiamo, dove andiamo? Adesso andiamo giù a Donnas. Sì? E andiamo a visitare il caseificio, Vallette, e poi andiamo a caricare il toro. Toro e mi spedisci al mare. Mi spedisco al mare. Col toro che va al mare. Ciao Adriana, saluta marito e figli. Ciao ciao. E se qualcuno vuole il cucciolo, Adriana lo paga ancora per farlo portare via. Due cuccioli. L'altro un po' più timido. Prendi due e vieni ancora pagato. Ciao. Ciao ciao.